Oggi siamo ovviamente nella giornata nel quale anche il ministro Carrozza ha dovuto discutere con i rettori del Sud un sistema di calcolo secondo me assolutamente sbagliato, che non crea equilibrio legato al fatto che solo perché chiaramente qui c'è un reddito pro capite più basso, perché ci sono maggiori difficoltà economiche, questo non può pesare sui fondi agli Atenei e quindi bisogna assolutamente riequilibrare il fondo. E tra l'altro è la prima volta che capita, quindi insomma non è accettabile, quindi mi auguro, sono sicuro che la sensibilità del ministro con i rettori del Sud risolve il problema. Noi ci siamo sempre schierati al loro fianco per queste battaglie. Io devo dire, finché sono stato al Ministero come sottosegretario, come viceministro, più volte c'era stato questo tentativo, noi abbiamo sempre evitato che potesse andare in porto, perché è oggettivamente un'ingiustizia e penalizza i giovani del Sud, penalizza l'Università del Sud. Beh, poi si discute di cultura, si cultura di sapere, la Campania è la regione che al Sud è tra le prime in Italia, dietro solo la Lombardia, in termini di investimenti in ricerca, alta formazione, quindi eccellenze. Quindi è chiaro che siamo orgogliosi di questo, dobbiamo mantenere gli stessi livelli di crescita, e quindi ne discutiamo qui oggi insieme.